Noi chiamiamo pompieropoli, è una simulazione di piccoli interventi che fanno i bambini simulando quello che realmente fanno come addestramento i vigili del fuoco in servizio. Qui per esempio partono dove mettiamo loro un caschetto protettivo, un giubbetto, è un, per dargli un'impronta un po' di ufficialità, insomma, di vestizione, di una divisa che indossano per fare un servizio come se fossero dei piccoli pompieri. Qui per esempio simuliamo la discesa, famosa discesa dal palo, che tutti i vigili del fuoco hanno fatto nelle loro caserme. Il bambino viene aiutato chiaramente da due vigili, ex vigili, e fa questi piccoli esercizi, naturalmente guidato. Questo per esempio è un altro esercizio che è, lo chiamiamo di agilità. A seguire c'è un tubo che simula il percorso nelle gallerie, nelle fogne, in certe situazioni dove per esempio è una prova anche per vedere se c'è un problema di claustrofobia, di difficoltà a stare al chiuso, eccetera, eccetera. Sono piccole cose, ripeto, però simulano quello che è la realtà. Poi proseguendo, più avanti, vedete in fondo c'è un asse di equilibrio si chiama, anche quello per stimolare i bambini a trovare il punto di equilibrio e controllare i movimenti del loro corpo. Subito dopo c'è una scala che è uno degli esercizi più complicati, che se non sembra. I bambini devono salire e scendere una scala facendo un passaggio, scavalcando al di sopra e stando praticamente in equilibrio, e crea questo un po' di difficoltà, e di lì misuriamo anche la preparazione. Vedete col bambino come sta facendo manovre con le gambe, con i piedi, con le mani. Per esempio adesso ha le mani su quelli che noi chiamiamo le stacci, viene richiamato di impugnare i gradini con il pollice sotto, perché la presa della mano è più ferrea. Poi passa al ponte tibetano, chiamiamo, anche quella è una prova di equilibrio. Praticamente deve imparare a controllare i movimenti e l'oscillazione di qualsiasi corpo che lui debba attraversare, facendo pompiere, diciamo, anche nella vita. Sono piccole cose che possono sempre servire. Poi c'è una trave di equilibrio. Una trave che è semplicissima, è a breve spazio da terra, perché non c'è bisogno di molta altezza. Ma anche lì il bambino deve mostrare di avere un certo equilibrio e un certo controllo dei propri movimenti. Subito dopo stiamo vedendo un incendio, vediamo che i bambini devono spegnere questo incendio. Esatto, è la simulazione di un incendio e una casetta, simulazione di una casetta che stia bruciando. Chiaramente è una simulazione con piccolo fuoco e piccole anche armi chiamiamole di intervento. Anche qui vedete, usiamo naturalmente del gas compresso in bombole con un sistema per accendere e spegnere la casetta, la vaschetta cioè del fuoco, e il bambino usa un attrezzo che è chiamato, noi lo chiamiamo il mitra, ma non è un mitra, è una lancia ad alta pressione in teoria, in pratica non è, perché la lancia ad alta pressione che usiamo realmente come vigili del fuoco, una persona adulta deve stare con i piedi piazzati a terra, altrimenti riceve una spinta notevole verso l'indietro. Infatti insegnano al bambino, come vedete. Insegnano anche l'impostazione. Esatto, l'impostazione delle gambe, l'impugnare come se fosse un mitra, in poche parole, mentre invece è una lancia per direzionare il getto dell'acqua. Quindi questa lancia si usa anche normalmente? Questa è realmente quella che usiamo negli interventi, però è ridotta la portata dell'acqua, è ridotta la pressione, dal modo ai bambini di poterla maneggiare senza correre pericoli o senza farsi del male eventualmente o altri problemi. E poi praticamente il percorso, siamo quasi agli sgoccioli, restano ancora due esercizi, uno dei quali ha sempre una prova di equilibrio. Allora, abbiamo alcune bambine che hanno fatto questa esercitazione, ci volete spiegare un attimino com'è stata, cosa avete imparato, cosa vi è piaciuto? Come ti chiami? Sabrina. Sabrina, cos'è che ti è piaciuto di più di questa prova? Quando sono caduta nel materasso. Quando sei caduta? È stata una cosa interessante comunque. Sì. Vi ha insegnato qualcosa? Niente. Per quello che abbiamo fatto non penso. È stato più un gioco per noi. Ecco, vedete questo bambino che si avvicina al muro, lo chiamiamo il muro perché deve simulare una scalata, proprio usando, vedete che c'è una tecnica di partire con un piede, col piede giusto per avere gli appoggi e gli scambi di posizione giusti, arrivare in alto e poter scavalcare senza avere problemi di equilibrio o di cadute o altro. Deve imparare a controllare i movimenti delle braccia e delle mani, coordinare lo spostamento dei piedi e delle mani, vedete?
nel sendere. E quello che è importante per noi è quello di avere l'assistenza continua dei bambini per ogni esercizio che fanno. L'ultimo esercizio che fanno è il telo da salto, in teoria è un grosso fusino gonfiabile dove i bambini salgono, poi sono istruiti, diciamo, o aiutati da un vigile per fare un salto. Chi vuole può fare una capriola, chi è in grado di farlo lo sa fare, può fare un salto mortale, può fare di tutto. È un cuscino gonfiabile, è un tappeto, vedete, un tappeto elastico, e loro si divertono tantissimo. Sono piccole cose, noi cerchiamo sempre di integrarle ogni tanto con qualcosa di nuovo per stimolare di più, e alla fine viene rilasciato un diploma, lo chiamiamo diploma, è un foglio simpatico con un'immagine giocosa dove dice: ho partecipato per un giorno, ho fatto il vigile del fuoco, una cosa del genere. Questo è un po' tutto il nostro impegno, che non è così piccolo come può sembrare, richiede molta presenza e molta partecipazione anche da parte nostra. Per fortuna abbiamo tante signore, come vedete, che aiutano a vestire i bambini, a fare i diplomi e tutte queste cose, perché qui necessitano almeno da 15 a 18 persone per poter lavorare in sicurezza e dare la garanzia della presenza di un vigile per ogni cosa che il bambino fa. Questi sono già bambini abbastanza grandi, noi facciamo normalmente nelle scuole i bambini dell'età scolare. Quindi voi fate anche nelle scuole questo genere di esercizio? Principalmente, oltre a questo facciamo anche istruzione sulla sicurezza in casa e nell'ambiente scolastico, come lezioni teoriche fatte su richiesta magari delle insegnanti, si prendono accordi per fare qualche ora di colloquio dove spieghiamo ai bambini che nella casa, anche se non ce ne rendiamo conto, è l'ambiente dove c'è il maggior numero di infortuni, non sempre gravi per fortuna, ma spesso sono anche infortuni seri, le ustioni, le cadute, le fratture, il bagno. Nel bagno per esempio è facilissimo scivolare, farsi male. Sì, magari sono tutte cose che uno non pensa, però... Siamo abituati tutti quanti, anche noi adulti, a vivere in questo ambiente. Però ogni tanto se andiamo a vedere il pronto soccorso, quante persone nell'arco del giorno o della settimana si presentano pronto soccorso con lesioni, tagli, scottature, ferite varie, dovute a piccoli inconvenienti, dovuti alla distrazione, dovuti all'abitudine, a quello che nella casa non si penserebbe, invece c'è come pericolo. Certo, certo. Non penso di avere altre cose da poterle spiegare, se lei non vuole chiedere qualcosa. Sì, guardi, io la ringrazio molto, è sicuramente una cosa fatta benissimo. È stato un piacere fare questa attività e anche rispondere a voi. Perfetto, ringrazio voi. Grazie tante e buona giornata. Grazie allora. A voi.